torna a vincere anche lontano dalle mura amiche. Lo fa battendo a San Giorgio a Cremano il Mariano Keller per 2-1. Pellecchia e compagni avevano bisogno della vittoria per mantenere intatta la speranza playoff prima della gara interna con il Biceglie e soprattutto prima di affrontare due trasferte difficilissime e delicatissime come quelle con Turris e Francavilla. La vittoria permette però ora ai biancoazzurri di guardare con un po' più di entusiasmo all'immediato futuro, soprattutto alla luce del fatto che le dirette concorrenti ai playoff si scontreranno tra loro domenica prossima, ovvero Monopoli Taranto e Francavilla Turris. Per il match in terra campana, Chiricallo sceglie l'11 formato da Peschechera in porta, Lorito, Sicignano, Vetrugno e Liotti sulla linea difensiva, Camano, Polidori e Ancora a centrocampo, in attacco invece da spazio a Pellecchia e Lo Iodice a supporto di Gambino. Il Brindisi comincia bene, ma al 12° sono i padroni di casa a passare in vantaggio a causa di un errato disimpegno di Sicignano che va a vuoto e Lorito che non riesce a chiudere. Il tutto permette a Roghi di mandare alle spalle dell'incolpevole Peschechera. Mariano Keller 1, Brindisi 0. La reazione del Brindisi arriva dopo 10 minuti. L'estremo difensore del Mariano Keller, Napoli, compie una grande parata su colpo di testa di Pollidori. Poi ci prova al 28° Gambino e al 35° Pellecchia, mentre al 40° è il Legno a dire no ancora una volta a Gambino e a salvare il Mariano Keller. Nella ripresa la musica non cambia, il Brindisi prova a fare il suo gioco e i padroni di casa si limitano a controllare. Il Brindisi si rende nuovamente pericoloso al 6° minuto con un forte tiro di Pellecchia che colpisce la traversa. Passano solo 2 minuti e arriva il meritato pareggio. Al termine di un'azione cominciata da un traversone in area di Pollidori che alla fine termina con una conclusione di Ancora che non sbaglia e manda alle spalle di Napoli. Dopo la rete del pareggio la gara cambia e il Brindisi comincia anche a rischiare di meno. Chiricallo inserisce Fella e Troiano ed è proprio Fella al 35° a chiamare Napoli all'ennesimo intervento salva risultato. Il Brindisi ha il merito di insistere, di crederci e al 32° arriva il premio. Apertura di Pellecchia che trova Lo Iodice in piena area di rigore. L'attaccante barese tira a botta sicura ma Napoli respinge. Ma è il bravissimo Gambino a distendersi in scivolata e a mandare in rete il gol del vantaggio del Brindisi. Al termine dell'incontro c'è da segnalare anche una lodevole iniziativa dei giocatori del Brindisi che vanno ad omaggiare lo striscione dedicato alla madre del tifoso Massimiliano Zippo scomparso in settimana, un settore ospiti rimasto vuoto proprio per essere accanto a Massimiliano. Le condoglianze per Massimiliano Zippo arrivano anche dalla redazione di Telebrindisi Web TV.